Bene, sì, io ringrazio perché mi date l'opportunità, siete la prima testata giornalistica che mi dà questa opportunità e vi ringrazio doppiamente. E effettivamente è stata una sorpresa e una vittoria che è andata al di là anche delle nostre aspettative, in quanto c'è stata una riconferma, ma soprattutto una riconferma non nel ruolo, nella fiducia. E io di questo sono grato veramente ai tanti cittadini di Cutignano che hanno voluto scegliere di dare fiducia alla mia persona. A questa fiducia corrisponde responsabilità e per me, appunto, questa riconferma esprime una grande responsabilità. Abbiamo lavorato nei 5 anni passati, io riconfermo l'impegno al lavoro nei prossimi 5 anni anche con gli opportuni correttivi. Che cosa voglio dire? Certamente abbiamo commesso degli errori. Per la verità sono anche contento di averli commessi perché evidentemente abbiamo lavorato e soltanto lavorando, soltanto chi lavora corre il rischio di commettere degli errori. Noi abbiamo lavorato, il lavoro è stato tanto, sicuramente anche proficuo, ma ci sono una serie di aspetti che vanno migliorati. E quindi su questo voglio concentrarmi per rispondere con la stessa energia alla fiduccia che i cittadini di Putignano hanno avuto nei miei confronti. Dico un'energia che per quanto riguarda i cittadini di Putignano si è potuta misurare proprio nell'apporto elettorale, nell'apporto di voti, per cui si è passati da un dato percentuale del attestato sul 41%, se non ricordo, sul 36% preferenze alla mia persona al 56%. Beh, insomma, è stato veramente un grosso segno di fiducia e per me questo significa responsabilità. Grazie, io dico veramente grazie col cuore, con la mente, ma come ho detto più volte dai palchi, con i muscoli, rimboccandomi le maniche. Grazie. C'è una priorità di medio periodo che è quella riassunta nello slogan completare un impegno, completare le tante attività che sono state poste in essere nei vari settori, lavori pubblici, riorganizzazione del comune che è stata impostata, che in parte è stata attuata, ma nei servizi sociali e così nel settore della cultura e così nei diversi settori di impegno del comune di Putignano, della pubblica amministrazione. Ma ce n'è una di brevissimo, brevissimo periodo, e cioè la formazione della giunta. E questo sempre un momento di grande delicatezza. Io sono uno strenuo assertore della stabilità come valore. Occorre superare e impostare sin dall'inizio, nel migliore dei modi, la scelta delle varie persone che andranno a ricoprire il ruolo di assessore, perché non solo sia garantita la stabilità, ma soprattutto sia garantita l'efficienza. In questo senso io ho aperto la campagna elettorale affermando con molta decisione e determinazione che io non sono più lo stesso di 5 anni fa e correggendomi subito dopo che sono lo stesso per quanto riguarda i valori, quelli assolutamente sono identici, e quindi l'impegno, la moralità, la correttezza, la trasparenza. Ma l'esperienza maturata in questi 5 anni, nel campo specifico della pubblica amministrazione, beh, quella certamente mi ha reso diverso. E questa esperienza io la devo mettere a frutto, incominciando appunto dalla composizione della giunta. E quindi tanti si domandano, ma chi ci sarà in giunta? Che accordi avete preso? Io non ho preso nessun accordo e la coalizione che mi ha sostenuto sin dal primo momento ha condiviso questa mia precisa scelta, quella di non vendere o di non conferire incarichi
se non vi era nulla da conferire, perché soltanto dopo aver incassato la vittoria si può incominciare a parlare di incarichi che dal mio punto di vista sono sempre responsabilità. Certamente dovrò tener conto dell'esito elettorale e quindi anche confrontarmi, consultarmi, ascoltare i suggerimenti sempre preziosi che mi proverranno dai partiti, ma la nomina è prerogativa, impegno e dovere del sindaco. Le richieste più pressanti sono il lavoro e le strade. Lavoro e strade. Lavoro. Noi abbiamo messo come primo punto all'ordine, proprio nella gerarchia dei punti del programma elettorale. È noto che il Comune non può dare lavoro, ma l'impegno del Comune nei vari settori in cui si esplica l'attività sociale dei cittadini del Comune Putignano può garantire la creazione di quelle condizioni o precondizioni che creino posti di lavoro, e su questo noi ci avevamo già cominciato, ma sicuramente vogliamo continuare con rinnovato slancio e rinnovata energia. E poi le strade costituiscono strade e marciapiedi, costituiscono un po', come dire, la cartina di tornasole del segno della vivibilità di una città. Noi abbiamo ereditato una Putignano con strade, veramente una condizione di strade di gravissimo dissesto e anche dei marciapiedi. Abbiamo investito tante energie, mi riferisco a energie finanziarie, circa 750.000 euro nelle strade di campagna, nelle strade extraurbane, e altrettanto un po' meno nelle strade urbane. Bene, i cittadini chiedono a gran voce di investire ancora di più in questo, nella manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi. Ma questo significa un po' uno sguardo più complessivo sull'arredo urbano. Occorre che innanzitutto finiscano i lavori della Commissione elettorale centrale, che è la commissione presieduta da un magistrato, come prevede la legge. A Putignano il magistrato assegnato è il dottor Petruzzellis, si riunisce ormai dal lunedì successivo alla conclusione della prima tornata elettorale ogni giorno per fare quel lavoro che gli è assegnato, i compiti che gli sono assegnati per legge. Successivamente la legge 200, il decreto legislativo 267 del 2000 prevede che entro 20 giorni si debba convocare il Consiglio Comunale. Quindi io ritengo, un po' basandomi sull'esperienza di 5 anni fa, che per la seconda metà di luglio potrà essere convocato il Consiglio Comunale, quindi anche in dare l'ufficialità che giustamente si richiede per l'insediamento del Consiglio Comunale e del Sindaco. Benissimo, non possiamo far altro che augurare buon lavoro alla nuova amministrazione e al nuovo Sindaco, l'avvocato Gian Vincenzo Angelini De Miccolis. Grazie, grazie moltissimo a voi.